Ciao, buongiorno a tutti. Oggi vi insegno come fare un segnalibro a cuore proprio speciale. Ecco un'idea carinissima anche per Natale, ma anche per San Valentino, insomma tutte le feste. Guardate che carino, è formato da due cuoricine. Io poi ho aggiunto un adesivo per renderlo tutto glitterato, per renderlo ancora più bello. Allora, ci servono dei cuoricini di gomma crepla, che è quella gommina morbidina che si trova in cartoleria anche al supermercato, oppure vanno bene anche se sono in feltro, e poi un ago da lana con un filo di colore contrastante. Ecco qua. Allora, io ho preso i due cuoricini, li ho accoppiati bene bene in modo che siano proprio uno sopra l'altro, e poi per fare le cose in modo ancora più semplice e veloce mi sono già segnata i punti per cucire, quindi 5 punti per ogni parte, più o meno alla stessa distanza. E allora partiamo di qua, infilo l'ago, poi lascio un po' di filo dietro che ci servirà poi per fermare il filo dentro, e comincio a fare i punti molto semplici. Eccoli qui. Importante che siano equidistanti, ma se vi fate come ho fatto io già i buchi, la cosa è ancora più semplice. Adesso basta togliere l'ago e ci mettiamo a fermare il filo. Ad esempio, lo fermiamo di qua, lo leviamo, lo sfiliamo da dietro, vediamo un po' se si vede, facciamo un nodino bello stretto vicino al cuore, lo stringiamo ed ecco che si ferma qui, perché c'è il nodino e resta chiuso. E praticamente il segnalibro è finito, basta fermare anche dall'altra parte allo stesso modo ed è pronto. Ecco qua. Se volete potete aggiungere anche voi o una scritta o un adesivo, ed è pronto da regalare e da infilare nella pagina. Eccolo qui. Ciao a tutti, alla prossima.